uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Una foglia qualche e ho disegno un sol amarelo e con 5 o 6 retas è facile fare un castello. Queste erano le prime strofe della canzone che avete appena sentito, Acquarela, di Toquinho, cantante brasiliano che tutti voi conoscerete. Abbiamo introdotto questa puntata non con My Every Single Word, che comunque sentiremo più in là, appena tra il mio intervento e quello di, anzi tra la mia rubrica e quella di Roberto, semplicemente perché questa sera volevo salutare, a parte tutti coloro che saluto già, e tra costoro c'è anche sempre il mio grandissimo e fraterno amico Enrique che ci ascolta dal Brasile, ma lui mi ha detto un po' di giorni fa:
mi ha chiesto: ma come, saluti sempre me e ti dimentichi di salutare mio figlio? Allora facciamolo bene, in pompa magna, come si dice. Permettimi Roberto di parlare un secondino in portoghese, così almeno il bambino può capire. Certo. Lucas, meu principinho lindo, quem fala para você agora em rádio é Tio Pantera. Quero dizer que quero-te muito com todo o meu coração, porque vosso pai é não praticamente, mas verdadeiramente um irmão para mim. Então você é seguramente um neto para mim, para Tio Pantera. Tio Pantera, quero-te muito, um grande beijo, um grande abraço para vosso pai, e espero que vamos a gente volta para ver muito pronto. Não sabe quando, mas eu acho que pois é pronto. Então, um beijo de Tio Pantera, um beijo também para vosso pai, meu querido amigo, irmão Henrique. E agora continuamos com a trasmissão radiofonica. Ecco, ho semplicemente salutato questo bambino bellissimo che vive a Fortaleza. Il papà anche vive in Brasile, sono tutti brasiliani, non ci sono origini italiane come si inventa qualcuno per far giocare nella nostra nazionale giocatori sicuramente più forti di quelli che ci sono. Tra l'altro dimenticavo una cosa importantissima: oggi compie gli anni un altro grande brasiliano che gioca nella nostra grande Lazio, perché anche Enrique è tifosissimo della Lazio come me. Tantissimi auguri al grande Felipe Anderson, che insomma ci sta dando ogni giorno, ogni domenica, sempre più soddisfazioni. Non solo la domenica, anche in Coppa il mercoledì ci ha dato una grande gioia, mettendo quella palla solo da spingere in rete, e così siamo andati in finale di Coppa Italia. Bene, buonasera in italiano questa volta a tutti i nostri ascoltatori, da Massimiliano Finita e da Roberto Di Pietro. Mi unisco ai saluti, ai compleanno, agli auguri di compleanno a tutti quanti. Preciso che è la vostra Lazio, però. Sì, no, nostra, ma no, vostra. Nostra perché mi riferivo a Enrique che è un grande. No, tanti auguri a Felipe Anderson, che si sta dimostrando veramente un grande giocatore, quindi bene, buon per voi, insomma. Sì. Bene così. Esattamente. Bene, questa sera vi leggerò un altro capitolo di un libro che vi avevo già accennato. Un capitolo di questo libro l'avevo già letto. È un libro sulla democrazia di Giovanni Sartori, che è un politologo, filosofo. Se il precedente paragrafo di qualche puntata fa verteva sulla ideologia, questo paragrafo verte sulla partecipazione nella democrazia. Abbiamo visto che la democrazia elettorale non è molto esigente. Si contenta di pubblici abbastanza autonomi e abbastanza informati da essere in grado di scegliere chi deciderà le questioni. Nella democrazia come partecipazione, l'idea invece che esista un cittadino partecipante che decide in proprio anche le questioni, invece di affidarsi ai rappresentanti. È possibile, o meglio, sino a che punto è possibile? Partecipazione è prendere parte attivamente e volontariamente di persona.
Volontariamente è una specificazione importante, perché se la gente viene costretta a partecipare a forza, questa è mobilitazione dall'alto e non partecipazione dal basso. Insisto. Abbiamo perso per un momento Roberto, adesso tentiamo di ricollegarci. Scusate un momento, questi sono gli inconvenienti, il bello della diretta, ma anche gli inconvenienti, perché sto tentando di riprendere il contatto con Roberto. Bene, allora direi che intanto, mentre aspettiamo che sto scrivendo semplicemente un messaggio, andiamo a leggere un attimo. Niente, c'è un piccolo problema di connessione su Skype, perché come sapete io e Roberto ci colleghiamo tramite Skype e poi conduciamo la trasmissione insieme, anche perché altrimenti sarebbe molto sconveniente andare in un luogo preposto alla trasmissione radio, anche perché entrambi abbiamo i nostri lavori e quindi facciamo puramente radio per passione. Bene, in attesa del collegamento con il nostro Roberto. Ecco, mi sta scrivendo qualcosa. Ecco, adesso eccoci qua. Benissimo, è tornato il nostro Roberto. Sì. Perfetto, tutto a posto, Roberto? Sì, si è spento inspiegabilmente il computer. Ecco, scusate. Ma figurati, perché si sono. È il bello della diretta, no? Diciamo, quando mi ricordo a Domenica Inn, specialmente negli anni Ottanta, quando quelle cose non funzionavano, questo è il bello della diretta, e lo diciamo anche noi, visto che certo. Non percepiamo neanche niente, giustamente, per carità, ingiustamente loro, ma giustamente noi. Allora, dicevamo, partecipazione, prendere parte attivamente e volontariamente di persona. Volontariamente è una specificazione importante, perché se la gente viene costretta a partecipare a forza, questa è mobilitazione dall'alto e non partecipazione dal basso. Insisto, partecipazione è mettersi in moto da sé, non essere messo in moto da altri e mobilitato dall'alto. Il problema è che esiste un rapporto inverso tra efficacia del partecipare e numero dei partecipanti. Questo rapporto è espresso da una frazione nella quale il numeratore è 1, ad esempio un singolo partecipante, e il denominatore registra il numero degli altri partecipanti. Per esempio, in un contesto di 10 partecipanti io sono influente per un decimo, il che va benissimo. Ma se i partecipanti sono 1000, andiamo molto meno bene. In questo contesto il mio peso partecipante è di un millesimo, e se l'universo dei partecipanti è per esempio di 10 milioni, la nozione di essere parte svapora nel nulla. Essere partecipe del decimilionesimo di una decisione, beh, non ha più senso. Il fatto è allora che la partecipazione vera ha le gambe corte, cioè confinata ai piccoli numeri,
I sostenitori della partecipazione spostano il discorso e dicono: nella misura in cui la partecipazione non si può esprimere efficacemente prendendo parte alla decisione di persona, in questa misura la democrazia partecipativa si trasforma in una democrazia diretta, referendaria e o elettronica, che si esprime votando sì o no su un computer. Attenzione, la differenza è grandissima, perché qui non esistono le interazioni faccia a faccia. Votare in un referendum o sul proprio computer ridiventano atti solitari. Qui la partecipazione come un prendere parte insieme non c'entra più. Resta però che in nome della partecipazione la democrazia rappresentativa, che è una democrazia indiretta, viene scavalcata e sostituita da una democrazia diretta. Facciamo un passo indietro alla fine degli anni 70, perché è allora che avviene il lancio della democrazia partecipativa. Al grosso di partecipazionisti di quegli anni, quel che interessava davvero era un assemblearismo in virtù del quale piccoli gruppi di attivisti diventavano le avanguardie traenti delle masse inerti. Il loro era, in sostanza, un elitismo di tipo leninista. L'ironia della vicenda è che quei gruppuscoli denunziavano, e in questo era il loro successo, l'elitismo altrui. Ora, l'appello a più partecipare è meritorio, ma gonfiato a dismisura, come se tutta la democrazia fosse risolvibile nella partecipazione, è una ricaduta infantile, come avrebbe detto infatti Lenin. Ed è anche una ricaduta non solo di fatto impraticabile, ma anche concettualmente pericolosa, anche perché ci propone un cittadino che vive per servire la democrazia in luogo della democrazia che esiste per servire il cittadino. Le democrazie, nel loro grigio operare quotidiano, spesso meritano poco credito, ma lamentarsi del loro operato quotidiano è un conto, screditarle in linea di principio è un altro. C'è un discredito meritato e c'è un discredito immeritato. E il discredito che deriva da un perfezionismo che senza sosta alza troppo la posta è immeritato. L'ingratitudine che sembra caratterizzare il bambino viziato contemporaneo e la delusione che si accompagna così spesso agli esperimenti democratici sono anche il contraccolpo di una promessa troppo irraggiungibile per poter essere mantenuta. Il vero pericolo che minaccia una democrazia che non ha più ufficialmente nemici non sta nella concorrenza di controideali, sta nel reclamare una vera democrazia che scavalca e ripudia quella che c'è. Io vorrei leggervi l'ultima frase, secondo me è molto importante ed è importantissimo che venga recepita dai nostri ascoltatori. Il vero pericolo che minaccia una democrazia che non ha più ufficialmente nemici non sta nella concorrenza di controideali, ma sta nel reclamare una vera democrazia che scavalca e ripudia quella che c'è. Noi abbiamo bisogno, specialmente nel nostro paese, in Italia, proprio di questo: una vera democrazia che scavalca e ripudia quella che c'è, che non è più una democrazia, è semplicemente una dittatura oligarchica, almeno a mio giudizio. Tu che cosa pensi a proposito? Intanto Sartori è straordinario, insomma, come sempre. Credo che nella parte iniziale, soprattutto che tu hai letto, in quell'esempio banalissimo con il denominatore 1 che si fraziona a tutti i membri che partecipano, è dà l'idea di che cosa vuol dire essere una democrazia, no? La democrazia più o meno significa che decidono tutti, in realtà
non decide nessuno, decidono pochi per tutti comunque, quindi in effetti la democrazia è comunque una oligarchia, perché è impensabile che si prenda una decisione in 60 milioni, insomma, d'altronde a chiunque ci ascolta che abbia un solo esempio di un'assemblea di condominio può ben capire che cosa volesse dire Sartori. Che cosa penso? Io penso che le democrazie non vanno scavalcate, le democrazie vanno, cioè, per meglio dire, capisco la formula che hai usato tu e la approvo, ma c'è bisogno di applicarla la democrazia, c'è bisogno di, per esempio, di avere un ordinamento giuridico che sia certo, che sia snello, che sia che copra tutte le possibilità di reato e che soprattutto sia aggiornato con i tempi. E poi secondo me c'è bisogno di una cosa importantissima che è nel gioco della democrazia, non è in quello della politica, che è ricordarsi quello che ci hanno promesso nel momento in cui siamo andati a votare. Sì. E poi però, appunto, se voi fate una promessa e non la mantenete, la persona a cui non avete mantenuto la promessa, che fa? Vi dà ancora credito oppure non vi crede mai più? Non vi crede mai più. Quindi capisco quello che volevi dire te, però in questo senso io dico, non c'è tanto bisogno di scavalcare la democrazia, c'è bisogno che la democrazia venga applicata in maniera brutale, secondo me, se questo aggettivo può essere usato accostandolo alla parola democrazia. La democrazia significa che ho letto in un libro, in un romanzo che è di Nadia Terranova, Gli anni al contrario, un romanzo pubblicato da Einaudi ultimamente, che tra l'altro è ambientato proprio negli anni 70, anni insomma abbastanza instabili per le lotte politiche. Una frase molto bella, semplice ma bellissima, parla appunto di soprattutto dei collettivi, insomma, di sinistra che in quegli anni erano particolarmente attivi e si rivoltavano, e dice questa frase: scambiarono la libertà per fine e non per mezzo. Secondo me è bellissimo, perché è la stessa cosa della democrazia. La democrazia non è un fine, la democrazia è un mezzo. Certo. Cioè non si può fare un omicidio, no? O mettere una bomba o fare un attentato per arrivare alla libertà o per arrivare alla democrazia. Al contrario, la libertà è arrivare a una cosa rispettando tutti, e la democrazia è uguale. Quindi la democrazia non è per me un fine o il fine in sé, ma è un mezzo. Verissimo, sì. Sì, sì, sì. E negli ultimi 20 anni, insomma, ma non è per fare retorica o per fare politica, però negli ultimi anni abbiamo visto regolamenti che sono stati sovvertiti, abbiamo visto votazioni che non sono state rispettate, abbiamo visto referendum che non sono stati rispettati. Ecco perché dico, non c'è bisogno di scavalcarla la democrazia. La democrazia va applicata. È stato fatto un referendum, è stato deciso una cosa, quel referendum va applicato. È stato è caduto un governo, bisogna andare a rivotare. Non si può salvare il salvabile sempre e comunque, a tutela tra l'altro non di uno Stato, ma a tutela dell'apparato dello Stato. Questa è una cosa errata che non fa democrazia. Sì, non cambierei una parola, direi errata e tirannica, perché alla fine sì. È questo. Sì, alla fine diventa un'oligarchia, no? Perché noi andiamo a votare in 60, ma guardate, io faccio un altro esempio, facciamo l'esempio degli anelli concentrici. Si va a votare in teoria in 60 milioni, si eleggono 1000 persone. Di queste 1000 persone ci sono 12, 15, 18, 20 a seconda dei governi ministri. Di questi ministri c'è il capo del consiglio che è uno e poi c'è il presidente della Repubblica che è un altro. Secondo voi i 60 milioni che hanno votato alla base, da quando è che, cioè, in questi 4-5 passaggi che ho fatto, i 60 milioni si sono persi già al secondo? Certo. Nel momento,
nel momento in cui tu hai eletto 1000 persone, queste 1000 persone in realtà non, nella pratica non danno nessun tipo di feedback a quelli che l'hanno votato. Anche perché vi dico questa cosa, riflettete sempre quando sentite le trasmissioni politiche che parlano di elettorato, no? Ma le cose sono due: o tu sai esattamente persona per persona quello che ti ha votato, allora il problema diventa un altro, no? Cioè che c'è qualcosa che non va, perché se conosci esattamente uno per uno tutti i tuoi elettori c'è un problema, cosa che in Italia è successa comunque e continua a succedere. Oppure non si può parlare di elettorato perché tu non lo sai chi ti ha votato, tu hai una percentuale, tu hai un indice di gradimento, che però è un indice di gradimento che è nella massa. Quindi se tu fai una legge o la voti per 100, ma in realtà con l'appoggio di 1 su 100. Sì, sì, infatti è quello, cioè, è quello che... Riflettiamo bene sulla logica delle cose quando sentiamo le parole, perché a noi spesso e volentieri ci intortano letteralmente con questi discorsi, con queste parole tecniche, gradimento, elettorato, percentuale, ma le percentuali sono vuote, eh? Sono cose vuote. Per esempio, quando una cosa che diciamo a me colpì molto quando Grillo faceva ancora i suoi spettacoli tra virgolette da comico, che citava sempre l'esempio del presidente di non mi ricordo quale stato, che praticamente raddoppiò la corsia di un'autostrada, fece una terza fece una terza corsia su un'autostrada. E quindi secondo lui, dati insomma del governo, quell'autostrada ha, come dire, aumentato del 33% la sua portata, poi da 3 le ha diminuite di nuovo a 2, e quindi la perdita è stata non del 33%, ma è stata del non mi ricordo che percentuale, insomma, ma comunque più bassa. Quindi le percentuali sono matematiche, sono sempre molto molto aleatorie, non sono la parte fondamentale del discorso. La parte fondamentale del discorso, come sempre, sono i fatti. Sì. E i fatti, secondo me, come il piatto, piangono. Bene, bene Roberto. Prima di passare alla tua rubrica, sentiamoci My Every Single Word di Miss F, che è la nostra sigla ufficiale, tra l'altro. Yeah.
My Every Single Word. Questa era Miss F, la nostra cantante preferita, nonché la canzone è, come sapete, la sigla della sigla ufficiale della nostra trasmissione. Adesso la parola passa al nostro Roberto Di Pietro. Sì, rinnovo intanto la mia buonasera a tutti i nostri ascoltatori, a te Massimiliano. Buonasera a te Roberto. Io questa sera, siccome abbiamo deciso anche questa sera di chiudere un po' prima, leggerò due o tre poesie della Szymborska, poetessa, premio Nobel, bravissima, io la adoro, ho già letto credo l'anno scorso qualche poesia della Szymborska, e questa sera ve ne leggo due o tre. A me piace molto il suo modo, so che a te non ti piace tantissimo, ricordo male Massimiliano? Non ricordo neanche io, a dire il vero, quindi l'aspetto di sentirla. Io ricordo che l'altra volta non ti piacque tantissimo. Comunque, leggiamo. In effetti ogni poesia potrebbe intitolarsi Attimo. Basta una frase al presente, al passato o perfino al futuro. Basta che qualsiasi cosa portata dalle parole stormisca, risplenda, voli nell'aria, guizzi nell'acqua o anche conservi un'apparente immutabilità, ma con una mutevole ombra. Basta che si parli di qualcuno accanto a qualcuno o di qualcuno accanto a qualcosa, di Pierino che ha il gatto o che non ce l'ha più, o di altri Pierini, di gatti e non gatti, di altri sillabari sfogliati dal vento. Basta che a portata di sguardo l'autore metta montagne provvisorie e valli caduche, che in tal caso accenni al cielo, solo in apparenza eterno e stabile, che appaia sotto la mano che scrive almeno un'unica cosa, chiamata cosa altrui, che nero su bianco, o almeno per supposizione, per una ragione importante o futile, vengano messi punti interrogativi e in risposta i due punti. Allora, questa l'ho letta perché, come abbiamo spesse volte detto, tanti non riescono a capire le poesie, non riescono ad entrare nelle poesie. Questa poesia spiega che cos'è una poesia e quindi ti dice sostanzialmente che la poesia è qualunque cosa, ma deve avere due requisiti fondamentali. La prima è che appaia sotto la mano che scrive almeno un'unica cosa, chiamata cosa altrui, cioè che la poesia non sia una cosa intima, segreta, personalissima di chi scrive, ma che abbia in oggetto una cosa che possa essere messa in comune, in condivisione con almeno un'altra persona. E a rafforzare questo concetto di noi e non di io, la Szymborska dice che vengano messi tanti punti interrogativi, tante domande, tante questioni in ballo, e per risposta ai due punti. I due punti sono quella cosa che si mette prima dell'apertura delle virgolette e della frase di una persona, quindi ancora una volta rilancia l'idea di dialogo, cioè i due punti sono, dopo tutti i tuoi interrogativi, dopo tutto quello che è scritto nella poesia, i due punti sono la parola che passa all'altro. E a me sembrava, nella sua semplicità, una cosa straordinaria. Sì, sì. Questa poesia, tra l'altro, forse perché me l'hai presentata e spiegata, insomma, non confermo la mia prima impressione, perché sono dei concetti che condivido in pieno. I due punti sono esattamente la trasmissione del poieo, da cui poesia, cioè della creazione. Tant'è vero che io sostengo, ho sempre sostenuto, che la poesia poi vive di vita propria. È per quello che ognuno dà un'interpretazione differente e ognuno sente qualcosa, certo, di differente. Certo, ma la cosa fondamentale è che quando una persona si accinge a scrivere una poesia, pensi all'altro, non deve pensare a se stesso, deve pensare all'altro che legge l'interlocutore ideale, no? Quindi non deve chiudersi nel suo solipsismo, perché altrimenti non solo non è capito, ma è anche non capito.
capendo che non può essere capito, è anche autofrustrato, quindi è diciamo un circolo abbastanza vizioso da cui non è impossibile che ne esca. Leggo quest'altra breve poesia che si intitola Foglietto illustrativo. Prego. Sono un tranquillante, agisco in casa, funziono in ufficio, affronto gli esami, mi presento all'udienza, incollo con cura le tazze rotte, devi solo prendermi, farmi sciogliere sotto la lingua, devi solo mandarmi giù con un sorso d'acqua. So come trattare l'infelicità, come sopportare una cattiva notizia, ridurre l'ingiustizia, rischiarare l'assenza di Dio, scegliere un bel cappellino da lutto. Che cosa aspetti? Fidati della pietà chimica. Sei un uomo, una donna, ancora giovane, dovresti sistemarti in qualche modo. Chi ha detto che la vita va vissuta con coraggio? Consegnami il tuo abisso, lo imbottirò di sonno, mi sarai grato, grata, per la caduta in piedi. Vendimi la tua anima, un altro acquirente non capirà, un altro diavolo non c'è più. Non capiterà, scusate, un altro acquirente non capiterà, un altro diavolo non c'è più. Bellissima anche questa. Questa. Sconfesso quello che ho detto in precedenza. No, ma forse ricordo male io, oppure ho letto una poesia che magari non ti è piaciuta. Forse è quello. Questa poesia, insomma, non credo non ci sia bisogno neanche di commento. È una poesia chiaramente contro gli antidepressivi, che sono una pura e pia illusione, e che l'unico conforto che danno, se così possiamo dire, è come dire, la totale mancanza di presa di coscienza della vita quotidiana, dei problemi della vita quotidiana, ma anche dell'affrontarli e del saperli superare. Per cui questo, come dice lei, questa pietà chimica per chi abusa di farmaci, eccetera, eccetera, è una cosa assolutamente da evitare. Un controsenso della vita, cioè imbottirsi di chimica per non vivere è assolutamente, secondo me, un vero e proprio controsenso. Sì, ma anche, vi leggo quest'altro. Lo dico, è un controsenso anche dall'altra parte imbottire le vite umane di tutte queste procedure inutili. Parlo da avvocato, quindi. Al di sopra di ogni sospetto, però proprio attraverso il mio lavoro mi accorgo che la vita umana è imprigionata in procedure inutili, snervanti, alienanti, che poi creano le tensioni i cui effetti li leggiamo sui giornali o su internet o li ascoltiamo alla radio o in televisione. Io non guardo la televisione, ma insomma e sono sempre più devastanti. Sì, è vero, purtroppo. Leggo l'ultima poesia, La gioia di scrivere. Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto? Ad abbeverarsi a un'acqua scritta che riflette il suo musetto come carta carbone? Perché alza la testa? Sente forse qualcosa? Poggiata su esili zampe, presa in prestito dalla verità, da sotto le mie dita rizza le orecchie. Silenzio. Anche questa parola fruscia sulla carta e scosta i rami generati dalla parola bosco. Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasi che non lasceranno scampo. In una goccia d'inchiostro c'è una buona scorta di cacciatori con l'occhio al mirino, pronti a correr giù per la ripida penna, a circondare la cerva, a puntare. Dimenticano che la vita non è qui, altre leggi, nero su bianco, vigono qui. Un batter d'occhio durerà quanto dico io, si lascerà dividere in piccole entità, eternità, piene di pallottole fermate in volo. Non una cosa avverrà qui se non voglio. Senza il mio assenso non cadrà foglia, né si piegherà stelo sotto il punto del piccolo zoccolo. C'è dunque un mondo di cui reggo le sorti indipendenti, un tempo che leggo con catene di segni, un esistere a mio comando incessante. Scusate, la pagina. Sì, ecco qua. La gioia di scrivere, il potere di perpetuare, la vendetta di una mano mortale. Allora, anche questa mi piace molto, sì. Anche questa poesia c'è questo doppio paragrafo.
parallelo tra diciamo, il bosco e la caccia, e la scrittura e la libertà. Quindi lei dice: così come la cerva in un bosco sta seguendo il suo percorso, la sua vita, ma è sempre oggetto di cacciatori che possono spararla, cacciarla, ucciderla in maniera del tutto arbitrale, così è anche lo scrittore, la penna dello scrittore, che può fare diciamo, di questo mondo di carta quello che vuole, ma è sempre soggetto al giudizio, anche qui, di una mano mortale. Per cui la gioia della creatività è comunque scrivere, a crearsi comunque un mondo in cui il referente diciamo del suo funzionamento è sempre lo scritto. Benissimo, vuoi salutare qualcuno, Roberto? Sì, saluto i miei amici e colleghi Andrea, Lidia e Michela, saluto Gianluca Maria Galì, saluto Roberto, Stefano e Emiliano della radio, saluto tutti i nostri ascoltatori e saluto te, Massimiliano. Io ricambio con affetto i tuoi saluti, saluto tutti coloro che hai salutato, in più naturalmente Enrique e Lucas. Questa è una puntata dedicata a loro due, e ce ne saranno tante altre. Aliona, Roberto De Angelis, nuovamente, perché lui si saluta sempre più di una volta, altrimenti non sarebbe Gianluca Maria Calì. Eliana, Elena, Emmanuel, Kate, Magdalena, Cristina, Olena, Anastasia, Anna, Ivona, Goscia, Eva, Cristina, Esther, Nicole, Monica con la K e con la C, Francesca, Elisa, Leonardo, Federico, Federica, Emiliano, Ambrogio, Bianca e Luis, Patrizia, Pamela, Ivona A e Elena. A tutti quanti voi una cordiale notte, una cordiale buonasera dal mondo in parole a regola d'arte, e arrivederci alla prossima puntata, cioè mercoledì prossimo. Ciao. Ciao.